fu forse una colonna fenicia, risalendo il Badino, Tordino, a fondare alla confluenza con l'altro fiume, l'Albula, Vezzola, Petrut Palestina, presto capitale dei Pretuzzi. Ma questa, nell'aggressione di uno dei popoli limitrofi, pianse la sua prima distruzione, come il suo sottosuolo dà indizi certi. I Romani, nel V secolo della loro repubblica, da Petrut e dalla posizione sua tra fiumi, la dissero Pretuzia o Pretuzia Interamnia e Pretuziani o Interamniti gli abitanti. Fino ai primi anni dell'impero, Teramo si governò a repubblica indipendente. Roma stessa la lasciò per qualche tempo libera, con leggi e governo proprio. In seguito la considerò cosa non comune, al tempo stesso municipio suburbano e colonia, assoggettandola e ascrivendola alla regione velina. Fu poi l'imperatore Augusto a comprenderla nella regione picena. A quel tempo la città si estendeva da Piazza Martiri a Largo Madonna delle Grazie. Tra le vie principali dovevano esserci quelle vicino Corso dei Michetti, come sembra dimostrato dai ritrovamenti di mura, lapidi, mosaici, ville e addirittura basiliche nel sottosuolo dell'area. Nel V secolo dell'era volgare, Interamnia fu abbattuta dai barbari, goti o visigoti che fossero, e patì quindi la sua seconda grande distruzione. Tornò quindi a vivere col nome di Apruzzo e di Teramna. Di nuovo messa a ferro e fuoco nel 1155 dal ribelle conte di Loretello Normanno, la città risorse e fiorì col nome di Interamnia, Teramna, Teramo, lasciando invece al suo territorio e a quello di Chieti e dell'Aquila l'altro suo nome più antico, Pretuzio, divenuto poi Apruzzo, poi ancora Abruzzo. Così la nostra città tre volte cadde dalla sua grandezza e tre volte risorse dalle sue rovine. Ma la terza volta si cominciò a ricostruire in un'area in parte differente dall'antica. Nasceva così la periferia della Prisca Interamnia.